la stampa 3D nel settore biomedico si sovrappone parzialmente alla precision medicine, ma apre tutta un'ulteriore serie di sfide che riguardano anche poi il ruolo giocato dalle singole persone, il fatto che la tecnologia sia accessibile e quindi diciamo ognuno possa giocare un ruolo anche nel costruire le proprie soluzioni mediche dal, diciamo, veramente bottom up, dal basso. E la synthetic biology, che l'abbiamo scelta proprio perché diciamo ha un impatto estremamente vasto in una grandissima serie di settori industriali, perché cambiare il modo con cui si produce qualcosa chiaramente ha un'influenza sulla sostenibilità ambientale, sul modo con cui si producono materiali, sul modo in cui si produce energia. Diciamo, quindi capite che questi tre settori hanno effettivamente un impatto cruciale in quello che già oggi è il, diciamo, il nostro modo di fare scienza e di influire su come l'industria cambia la nostra società. Come è stato accennato nel video, i partner che hanno contribuito al progetto erano sparsi in tutta Europa e abbiamo scelto degli assi nord-sud, est-ovest per affrontare questi tre temi, per cui Aarhus e Valencia si sono occupate di precision medicine, Manchester e Budapest si sono occupate di synthetic biology, Milano e Fraunhofer si sono occupate di 3D printing, e poi abbiamo avuto Formica Blu e ZSI a Vienna che ci hanno aiutato con la comunicazione e con il training e il formato dei dialogue. E in più, come accennavo prima, abbiamo avuto un fantastico advisory board. Simone è uno dei fortunati membri del board, che è stato suddiviso in due sezioni con nomi, diciamo, un po' significativi per noi, non per il reviewer del progetto, ma significativi per noi. Tra gli Ararai Angels abbiamo scelto, diciamo, personalità che esprimessero diciamo un'expertise nei vari settori che sono importanti per la Ararai e che avessero avuto un'esperienza con l'industria, mentre invece per noi molto importante è stata anche la seconda sezione, il Societal Watchdog, dove noi volevamo avere esponenti della società civile che ci bacchettassero se necessario al momento opportuno in quello che noi stavamo facendo. Ed entrambi hanno effettivamente svolto il loro mestiere divinamente, devo dire, perché in molte occasioni hanno veramente migliorato anche i nostri risultati, perché tante volte la loro review è stata importantissima per generare ulteriore riflessione, revisioni dei documenti e dei materiali che avete anche voi nelle vostre cartelline oggi. Il percorso che abbiamo fatto è stato quello rappresentato qui nel grafico. Noi abbiamo cominciato innanzitutto cercando di mappare nei vari settori gli stakeholder, guardando un attimo quali erano le dinamiche del settore, quali erano gli attori in gioco, chi effettivamente aveva un interesse. Per ogni settore abbiamo fatto due industrial dialogue in queste due città che mostravo nella mappa. Nei dialogue sono stati prodotti dei tool, o meglio vedrete dopo perché in realtà li abbiamo chiamati toolbox, e poi abbiamo fatto una selezione all'interno di questi risultati su che cosa potevamo testare in una o più aziende. Abbiamo fatto il pilot nell'azienda e abbiamo usato tutto questo insieme di informazioni per costruire le smart map, che sono le nostre roadmap, la delivery finale del progetto.